prendo tanta energia e tanta forza nella natura. Io ho cominciato con la tavola nella nostra valle, in Val di Funes. Sono nato lì, in queste montagne, sono cresciuto sulla Malga. Ho scelto il snowboard alpino perché mi piaceva tirare le curve sulla pista e andare in inclinazione fortissima, che a quei tempi, nel 90, con i sci non era ancora possibile, e quello mi piaceva. Sono diventato professionista perché ho ancora tanta passione per questo sport. Quando sono al cancelletto, le sensazioni o le emozioni, devo dire, che passano dal mio corpo è quasi come una piccola droga, devo dire. Una volta la mia velocità massima erano 151, e lì sono andato un po' oltre del mio limite, però non è successo niente, per fortuna, e lì ho veramente sentito cosa vuol dire andare veloce con la tavola. La mia preparazione fisica d'estate è molto secca. Vado 5 volte alla mattina in palestra, pomeriggio vado in bici, faccio bici, però so che questo è necessario, mi serve per andare forte in inverno, e quello è l'unica cosa che mi riesce a tirare per fare di alzare tutti questi pesi o equilibri o slackline e andare in bici, perché io faccio le gare per me stesso, per nessun altro, e lì sono veramente contento per me stesso, che i sacrifici che ho fatto d'estate, che pochi lo sanno cosa c'è il lavoro dietro, è sempre una certezza che quello che hai scelto era la strada giusta. Di aver vinto la Coppa del Mondo di slalom, la Coppa di Cristallo, in quella sera ero cattivo. Mi incazzo ancora tantissimo, e vuol dire che di fare l'atleta va ancora bene, perché quando non mi incazzo più è tutto uguale, mi sa che l'ora è arrivata. Vorrei fare ancora un paio di anni le gare di Coppa del Mondo, perché mi diverto un casino. Vorrei arrivare fino ai prossimi Olimpiadi in Corea, di fare 5 Olimpiadi, e nello slalom ho dimostrato che negli ultimi anni ero il più forte. Sono un atleta, una macchina da gara ancora.